Benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuta Suor Maria Regina Cesarato, Presidente dell'USMI, l'Unione Superiore Maggiori d'Italia, e benvenuto a Padre Luigi Gaetani, Presidente della CISM, la Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori. Sono insomma i rappresentanti di tutte le religiose e di tutti i religiosi italiani, e proprio ai religiosi, alla vita consacrata è dedicata domani la giornata mondiale. Papa Francesco celebrerà la messa in San Pietro, e di questo un po' vogliamo parlare, dei tanti amici di ciascuno di noi, delle tante suore, dei tanti padri, dei tanti frati che magari sono stati significativi nel nostro percorso personale. Partiamo come al solito dalle parole di Papa Francesco, quelle pronunciate nell'omelia per la messa celebrata proprio il 2 febbraio dello scorso anno, nella giornata appunto mondiale della vita consacrata. In quell'occasione il Papa parlò di una tentazione forte oggi per i religiosi e le religiose, quella della sopravvivenza. Sentiamo. La tentazione della sopravvivenza, un male che può installarsi a poco dentro di noi, in seno alle nostre comunità. L'atteggiamento di sopravvivenza ci fa diventare reazionari, paurosi, ci fa rinchiudere lentamente e silenziosamente nelle nostre case e nei nostri schemi, ci proietta all'indietro, verso la gesta gloriosa, ma passate, che invece di suscitare la creatività profetica nata dai sogni dei nostri fondatori, cerca scorciatoie per sfuggire alle sfide che oggi bussano alle nostre porte. La psicologia della sopravvivenza toglie forza ai nostri carismi, perché ci porta ad addomesticarli, a renderli a portata di mano, ma privandoli di quella forza creativa che essi inaugurarono. Fa sì che vogliamo proteggere spazi, edifici o strutture più che rendere possibili nuovi processi. La tentazione della sopravvivenza ci fa dimenticare la grazia, ci rende professionisti del sacro, ma non padri, madri o fratelli della speranza che siamo stati chiamati a profetizzare. Questo clima di sopravvivenza inardisce il cuore dei nostri anziani, privandoli della capacità di sognare, e in tal modo sterilizza la profezia che i più giovani sono chiamati ad annunciare e realizzare. Detto così sembra tutto molto, molto chiaro, però noi siamo abituati a accostare alla parola sopravvivenza non la parola tentazione, ma la parola istinto. E l'istinto di sopravvivenza di solito è una cosa, come dire, buona, e credo che riguardi appunto anche gli ordini religiosi. E allora come si fa a mantenere un istinto in qualche modo di sopravvivenza, e quindi essere vivi, vitali, profetici, e non scivolare in quella che il Papa chiama la tentazione della sopravvivenza? Io penso che l'atteggiamento fondamentale è proprio quello di essere presenti al mondo e alla situazione, e soprattutto esserlo perché si è incontrato e si è in contatto continuamente con un vivente, con la persona di Cristo risorto. E quindi questo incontro personale profondo che alimenta la vita e quindi alimenta la fede, dà la tonalità e anche il senso del vivere, nei momenti più facili ma anche in quelli difficili. Quindi può essere una tentazione sopravvivere quando si perde il contatto con il vivente, quando ci si adagia e ci si rinchiude in una forma di individualismo o si fa di se stessi il riferimento di tutto.
questa è una tentazione di cui parla il Papa e che ci tocca anche noi come religiose o come religiosi, può toccarci, ma se si mantiene alta questa tensione al presente, vivendo al presente senza paura, ma anche con tutta la carica della vitalità che ci viene dal contatto con il Signore risorto, questo è possibile mantenerlo e anche superare questa tentazione, perché di fatto è una tentazione, ma si può anche non cadere nella tentazione. Insomma, bisogna restare attaccati alla fonte della vita, al risorto. Però Papa Francesco, così ha detto, mi pare, no, Suor Regina, però Papa Francesco, quando dice queste cose, le dice della tentazione di sopravvivenza, lo fa in un contesto che è il contesto preciso anche numerico dei cali delle vocazioni. Ora io credo che ciascuno di noi abbia esperienza, anche chi non fa parte di un ordine religioso, magari di una scuola di quartiere tenuta dalle suore che c'era quando eravamo piccoli, adesso magari sta per chiudere o ha chiuso qualche anno fa, e ci dispiace e vorremmo che sopravvivesse. Come si fanno i conti con questa stagione di difficoltà e con non cadere nella tentazione della sopravvivenza? Non si può vivere pensando che, avendo riempito il frigorifero, possa bastare quello che c'è dentro per tutta la vita, perché ti illudi che puoi non uscire di casa, non andare a lavorare, non andare al supermercato, sembra che tu abbia tutto in casa. Se noi pensiamo alla vita religiosa così, e se pensiamo ai nostri carismi in questa prospettiva, e a questo aggiungiamo la paura rispetto ad un futuro, allora è chiaro che la tentazione a cui fa riferimento il Papa diventa un'esperienza che blocca la vita e che la taglia fuori rispetto ai circuiti dell'esistenza dove vivono le persone concrete. Allora, per non sottostare alla tentazione, bisogna innanzitutto imparare ad uscire, come dice Papa Francesco. La tentazione si vince uscendo, cioè comprendendo che non contano i numeri, contano le persone, quello che tu sei e le persone che incontri. Ne potrai incontrare una, 100, 1000, non so quante ne incontriamo questa sera, però tante. La possibilità di uscire è la possibilità di pensare la vita a partire da un punto di osservazione diverso. Chi patisce quella tentazione ha perso la prospettiva della vita. Io credo che questo sia contro la natura dei carismi e sia contro la natura dei religiosi che sono chiamati a vivere quei carismi e ad essere dentro la Chiesa un segno vitale. Voi i carismi dei vostri ordini, quello dei Carmelitani e quello delle Pie Discepole del Divin Maestro, immagino le abbiate conosciute sicuramente nella figura dei fondatori, Teresa d'Avila e Giovanni della Croce, il Beato Alberione, ma anche in un modo con cui siete entrati in contatto con il vostro ordine, con un padre carmelitano, con una suora discepola del Divin Maestro, e avete imparato un modo, quello che vi è piaciuto e che vi ha fatto capire che la vostra vocazione era proprio in quell'ordine. Però, se capisco quello che dice Papa Francesco, cambiando i tempi deve cambiare anche il modo di vivere il carisma. Mi pare una cosa molto complicata, come si fa? Perché ciascuno di noi è affezionato a quello che gli ha toccato il cuore. Certo. Ci sono delle forme di vita che possono catturare una vita, imprigionare una vita. Si comprende che ci sono delle stagioni della vita in cui alcune forme, come una moda, ti piace. Però non puoi restare schiavo di una forma. Per esempio, che cosa è cambiato? Questa la faccio a tutte e due, da quando voi siete entrati nell'ordine oggi. Una forma, un modo di essere che va cambiato. Capire che il carisma è innanzitutto un dono non fatto a me personalmente,
ma è un dono che passa attraverso di me, e quindi che è un dono per il popolo di Dio. Un conto è vivere la propria vocazione e missione, pensando di dare forma e bellezza ad un carisma, e altro invece è sperimentare che questo dono è per gli altri, e che, guarda un po', gli altri ti danno forma mentre lo vivi. Sor Regina. Sì, per me trovo una grande differenza da quando io sono entrata molti anni fa a oggi. E diciamo, guardando l'aspetto positivo, anticamente si dava molta più importanza all'uniformità, di essere tutti uguali, di pregare tutto allo stesso modo, pensare, eccetera. Adesso... Perché il vostro è un carisma contemplativo, essenzialmente. Sì, cioè molto basato sulla preghiera, soprattutto eucaristica. Ma diciamo che, per usare una frase che avevo sentito una volta, il passaggio tra la grazia dei muri o delle strutture alla grazia del volto o dei volti. Cioè, vedere l'importanza che ha la persona delle sorelle stesse, di mettersi a servizio delle persone e insieme a servizio della Chiesa, dentro un movimento di uscita, come diceva prima Padre Luigi, di uscita da sé per incontrare l'altro e insieme costruire qualcosa di bello per Dio, ma di bello anche per gli altri, che faccia bene e che sia anche un messaggio di bellezza. Anche il nostro carisma è molto basato sul messaggio di evangelizzare attraverso tutte le forme di arte, e questo porta veramente a toccare il cuore. Io vedo che c'è stato nella mia esperienza di religiosa questa destrutturazione ma che non è disorientante, che è destrutturazione ma in vista della vita, in vista del servizio, in vista della comunione anche ecclesiale. E di trasformazione in qualche modo ha parlato anche Papa Francesco lo scorso anno, la trasformazione dei sogni in profezia. Sentiamo. Metterci con Gesù in mezzo al suo popolo, perché sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che con il Signore può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Se potessimo seguire questa strada sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza. Uscire da se stessi per unirsi agli altri non solo fa bene, ma trasforma la nostra vita e la nostra speranza in un canto de lode. Ma questo possiamo farlo solamente se facciamo nostri i sogni dei nostri anziani e li trasformiamo in profezia. Accompagniamo Gesù ad incontrarsi con il suo popolo, ad essere in mezzo al suo popolo, non nel lamento o nell'ansietà di chi si è dimenticato di profetizzare perché non si fa carico dei sogni dei suoi padri, ma nella lode e nella serenità, non nell'agitazione, ma nella pazienza di chi confida nello Spirito, Signore dei sogni e della profezia. E così condividiamo ciò che ci appartiene, il canto che nasce dalla speranza. Voi qui oggi in qualche modo rappresentate i sogni di circa 80.000 persone, se ho fatto bene i conti, i sogni di 60.000 religiose, di 20.000 religiosi, i carismi poi di tanti padri fondatori che hanno sognato una missione, un posto nella Chiesa. Che segno profetico è oggi
e qual è, se esiste, una profezia generale del consacrarsi, della vita consacrata femminile e maschile oggi nel nostro paese? Io penso che la profezia, proprio nelle ultime parole che il Papa ha detto adesso, questo canto della speranza che ci accompagna dentro una situazione che anche come religiose e religiosi affrontiamo quotidianamente, a contatto con le sofferenze, i disorientamenti, le mancanze di senso del mondo in cui viviamo, soprattutto attraverso il servizio. Ma penso che la profezia è proprio questo di essere compagni di viaggio, compagne di viaggio, di farsi prossimo e di entrare in questa fraternità, diciamo, nel cammino, dentro una realtà che è in movimento e quindi una realtà che va affrontata, che va guardata quotidianamente nella sua, con tutto il suo spessore, anche di tragedia, delle volte di dramma, ma farlo con la gioia del Vangelo, che non è qualcosa di superficiale, ma che viene attraverso una esperienza, di nuovo, di un incontro con il Signore che è presente dentro questa storia, che ama questa umanità, anche la nostra, oggi, e che quindi stare con Dio e lavorare con Lui per gli altri è una cosa bella. Credo che la profezia della bellezza, la profezia del senso e della speranza sia una delle più indispensabili per il mondo di oggi. Se togli il sogno ad una persona, credo che muoia. Muoia rispetto alla vita, rispetto alle cose della vita, di ogni giorno. Il sogno fa parte della vita. Come si traduce questo sogno? Come diventa realtà questo sogno? Come diventa testimonianza un sogno? Come diventa profezia un sogno? Rispetto ai nostri fondatori che hanno sognato e che sono stati profeti, io credo che valga lo stesso principio che tocca i nostri genitori. I nostri genitori hanno sognato e sono diventati profeti nella loro vita, generando figli, affrontando l'esistenza, attraversando difficoltà, sacrifici. Noi siamo come dei fondatori rispetto a quelli che verranno. Quindi oggi dobbiamo sognare, oggi dobbiamo profetare. Se manca questo, allora abbiamo abbassato la saracinesca della vita. Ci fermiamo un attimo, poi torneremo ascoltando quello che il Papa ha detto questa mattina a Santa Marta. Vi aspettiamo. Ma c'è la tentazione del momento che si impadronisce della vita e ti porta ad andare girando nel momento. Come oggi ci sono i rappresentanti delle religiose e dei religiosi italiani, Suor Regina e Padre Luigi. Insieme a loro ascoltiamo quello che il Papa ha detto questa mattina a Santa Marta, a ispirare l'omelia alla prima lettura, il racconto della morte di Re Davide, la sua preparazione a questo momento. Di qui l'invito di Papa Francesco a fare anche noi i conti con questo fatto della vita e superare invece la tentazione di pensare che in qualche modo il nostro tempo sulla terra sia eterno. Sentiamo il Papa. Ma c'è la tentazione del momento che si impadronisce della vita e ti porta ad andare girando nel momento, in questo labirinto egoistico del momento, senza futuro. Sempre andata e ritorno, no? E il cammino finisce nella morte, tutti lo sappiamo, e per questo la Chiesa ha sempre cercato di far riflettere su questo fine nostro, la morte, no? E domandarci quale eredità, se Dio oggi mi chiamasse, quale eredità io lascerò come testimonianza di vita.
una bella domanda per farci, e così prepararsi, perché tutti noi, nessuno di noi rimarrà di reliquia, no, tutti ci andremo su questa strada. Ma quando io muoio, cosa mi avrebbe piaciuto fare oggi, in questa decisione che io devo prendere oggi, nel modo di vivere di oggi? È una memoria anticipata che illumina il momento di oggi. Illuminare col fatto della morte le decisioni che io devo prendere ogni giorno. Io credo che, correggetemi se sbaglio, però, che tra i carismi dei religiosi e delle religiose ci sia stato e ci sia quello della custodia, di quel ricordati che devi morire, oppure la frase che il prete dirà il mercoledì delle ceneri ormai prossimo, no? Polvere sei e polvere tornerai, la frase che Dio dice ad Adamo. Però è vero anche che oggi siamo, non siamo soltanto noi, anche voi siete immersi in una cultura che cerca di tener fuori dal nostro orizzonte la morte. Che succede? Come siete ancora custodi di questa consapevolezza? Beh, penso che anche noi dobbiamo renderci consapevoli di questa custodia che ci è affidata. Certo, non tanto della memoria della morte, quanto della vita che non finisce in questo mondo, ma è una vita che passa attraverso la morte e culmina nella vita eterna. Cioè, certo, il Papa parlava del limite della vita umana, del Cronos, di questo tempo che per tutti è limitato, su questa terra certamente, ma la vita non finisce con la morte. Io parlo naturalmente come credente, e attraversa la morte per entrare nella comunione totale e continua con Dio. Come religiose, noi siamo nella natura stessa della nostra consacrazione, come donne ci è stato affidato nella vita religiosa questo che si chiamava il carisma di testimoniare la profezia della vita eterna, o escatologica, per dire questa dimensione che va al di là della morte. Forse anche noi dobbiamo ripensare tutto questo dentro una cultura attuale che nega la morte o cerca in ogni modo di non parlarne, proprio testimoniando che per non negare la morte occorre vivere e abbracciare la vita con tutto il suo senso. E naturalmente questo senso, almeno lo trovo, nella morte di Cristo, che è una morte data per amore, per questo non è più morte. E allora chi ama non può morire. Ed è in questo che credo la vita consacrata degli uomini e delle donne, di una vita di uscita da sé, di dono di sé, di trasformazione graduale, perché anche il Papa Francesco parla del tempo che è superiore allo spazio, quindi permettendo un processo di trasfigurazione della nostra esistenza, che è graduale, che è faticoso, però credo che siamo testimoni e profeti della vita e quindi anche dell'accoglienza della morte attraverso questo passaggio di un amore che si dona quotidianamente. Il Papa ha sottolineato che possiamo vivere talmente schiacciati sul presente che perdiamo la prospettiva del tempo. E credo che abbia richiamato uno degli elementi che caratterizza la vita di tante persone oggi. Perché non si vuole guardare indietro e soprattutto perché si ha paura di guardare avanti. Schiacciati sul presente, oppure girando intorno al tempo. Il tempo è una cosa però talmente seria che non possiamo né girargli attorno né pretendere di conficcarlo sul muro come un chiodo che fissa il tempo. Se siamo consapevoli che il tempo invece ha il respiro stesso della vita, siamo in un certo qual modo
obbligati ad imparare a respirare il tempo che viviamo. Ed è bello quando impari a respirare il tempo, perché ci sono tante stagioni nella vita in cui il respiro può essere affannoso, oppure può essere estremamente lento, rilassato, può essere un respiro di ansia o di gioia. Poter entrare nel respiro della vita, credo che sia il modo più bello per vivere l'esperienza del morire, come esperienza di un cammino, ha sottolineato Papa Francesco, che non ci sorprende, ma semplicemente di cui prendiamo atto. La morte come atto finale è un fatto, ma c'è un morire a cui dobbiamo educarci, aggrappandoci con passione a quel respiro della vita. Chi non impara a respirare la vita vivrà non solo male, ma morirà anche male. Grazie Padre Luigi, grazie Suor Regina, tanti auguri per la giornata di domani, grazie, la giornata grazie, mondiale grazie. Della vita consacrata. Papa Francesco celebrerà la messa in San Pietro alle 17:30, noi la trasmetteremo in diretta, dunque il diario non andrà in onda domani, ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle 17:30. Domani stessa ora invece la messa di Papa Francesco. Adesso invece il rosario in diretta da Lourdes. Grazie per essere stati con noi. Cari fratelli e sorelle, invochiamo l'intercessione di Maria Santissima affinché ci aiuti ad essere dappertutto, specialmente nelle periferie della società, la vigna che il Signore ha piantato per il bene di tutti, e a portare il vino nuovo della misericordia del Signore.